Okay. È partito. Buono, adesso. Partito, guarda, questa è la scatola. Fate ciak, no, pronto. Sono... Sì, sì. Si legge... E vuol dire, questa è una specialità tipica coreana che noi mescoleremo con... Sì, coreana e anche della Manciuria, esatto, in varie parti del mondo. Allora, vediamo qua, li puliamo, il verme va pulito bene con abbondante acqua fredda. Puliamo in abbondanza per rimuovere, sì, le impurità. Vediamo qua. Si mascoliamo che poi sennò. E poi mettiamo in una ciotola concava di questa forma. Vedete? Sì. Dettaglio, dettaglio. Sembrano chicchi di caffè, ma non lo so. Allora, vediamone uno in dettaglio. Sì, sì, prendiamone, allora, un paio. Ah, fai così, tu riprendi, mi faccio vedere come è fatto, sì, dentro. Perché è importante. Sì, sì, sì. Ah, questa qui, questo è un bago da seta in realtà. Sembra un verme, però è un bago da seta. Adesso si apre. Qui ci sono in varie forme. Quando è grande è più evidente questo fatto, che adesso comunque trinzerò. Io lo apro e c'è dentro, se lo trovo, eccolo qui. Allora, c'è un vermetto minuscolo che è questo. Cazzo sta? No. Sta qui, eccolo qui. Allora. Allora, questo qui è il vermetto minuscolo che sta dentro la bago da seta. Il resto è seta. Questo materiale qui che vedete. Tiè, mangia Elio. Elio, qui. Qui. Bravo. Allora, questo materiale che vedete qui, questo è seta. Quindi quando questi vermi sono grandi, si aprono, si toglie il vermetto e si ciuccia la seta. Quando sono così piccoli si mangiano interi, perché tanto sono piccoli. Sì, ma poi nella nostra ricetta diciamo verranno abbondantemente fritti. Sì, sì, sì. Ed è buono perché è croccante. Dipende, va fatto in un modo diverso. Ok. Allora. Finiamo questa parte.